ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come tutti i mesi, video in collaborazione con Giara del canale Giorgia Makeup, video dei top e flop del mese precedente. Mi raccomando, per non perdervi tutti i miei video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Allora io direi questo mese di partire con gli accessori. L'accessore di questo mese in realtà è solamente uno ed è questo paio di occhiali da sole meraviglioso. Dovete sapere che io indosso occhiali da sole che hanno effetto solamente specchiato, cioè tu non sai dove io sto guardando, e questa cosa mi piace molto perché quando sono nelle corriere o nei pullman posso chiudere gli occhi e nessuno sa che io sto dormendo. Poi passiamo a abbigliamento. Di solito non tutti i mesi inserisco qualcosa di abbigliamento, più che altro perché le mie fisse, sì, tranquilli, non succede niente. Più che altro perché ogni mese indosso sempre le stesse cose perché ho le mie fisse, ma questo mese finalmente, anzi nel mese precedente finalmente è cambiato qualcosina. Primo, vabbè, sono scarpe, però io le ho inserite ovviamente nell'abbigliamento, sono queste scarpette qui bellissime, bianche, false, ecco qualcosa, false ovviamente perché Fabiana è povera, hashtag povertà, con i dettagli oro. E poi secondo top, sempre abbigliamento, è questa tuta molto semplice, cioè, almeno per me è semplice, vi faccio magari vedere una foto com'è indossata. Praticamente la parte di sopra è semplice, nera, con i peli del cane, e la parte di sotto è un pantalone a righe bianche e nere. Poi passiamo ai top, che non so in quale categoria inserire perché è una combo di olio per capelli più illuminante. Cosa fa Fabiana? Appunto, ritornando prima al discorso povertà, non so se avete visto che sono usciti gli illuminanti della Mulac, quelli liquidi, quindi sono sia per il viso che per il corpo. Fabiana mischia un po' di goccine olio per capelli e un siero in un bottino e va a far cadere un po' di polvere di questo illuminante della Makeup Revolution, che vabbè, questo è qualcosa di spettacolare perché praticamente base bianca con micro perlescenze dorate, sull'abbronzatura è bellissimo. Comunque vado a mischiare e si crea appunto un illuminante liquido, quindi sì, bravo Fabiana. Poi categoria viso, posso non inserire l'illuminante di puro bio? Ma posso davvero non inserirlo? Cioè, questo qui è qualcosa di meraviglioso, è nella colorazione 01, lo tengo di qui, ancora va a cadere, ed è strapigmentato, oh mio dio. Se avete visto il mio video precedente sapete di che cosa sto parlando. Poi altro top, due top occhi, sono il brow pot di Nabla nella colorazione Uranus, è spettacolare, l'ho testato in una maniera molto particolare, cioè non a mare ma dormendo, sì. Dopo una nottata questo prodottino non si è praticamente mosso di un millimetro dalle mie sopracciglia, quindi ci piace, anche perché calcolate che io ho la pelle grassa, quindi ovviamente, non so se esiste come parola, fa un po' schifo come parola, però vabbè, oliandosi la mia fronte va comunque anche sulle sopracciglia, quindi a sciogliere, invece questo qui non si scioglie, quindi top. E altro top occhi è lui, il super eyeliner di NYX, l'Epic Ink Liner, scrivenza assurda, nerissimo, precisissimo e soprattutto waterproof, quindi top. Poi ultimi top per i flop, questo mese fortunatamente non ce ne sono. Ultimi flop, appunto, dicevo, sono questi due. In realtà è una combo che ho su anche in questo momento, però ora vi spiego. Base, tinta, labbra, anzi in realtà non è una tinta ma è un rossetto liquido di Lime Crime nella colorazione Cement. Da sopra vado a stenderci l'Epic Ink Lip Dye Colorant Pur. Vabbè, comunque quello lì per le labbra, nella colorazione Night Runner, sarebbe lo 07, che è un color melanzana. Lo vado a stendere sopra in modo da rendere la texture non più matte ma liscia, vado a fare due passate e poi da sopra ci vado a stendere gli illuminanti. Come vedete in questo momento qui, anche se non sembra, ho messo l'illuminante lilla della palette Solstice di Sleek, però non so
come si vede dalla videocamera, però praticamente io nello specchio vedo l'illuminante come un celestino e non so perché, però l'effetto mi piace moltissimissimo. Ovviamente non lo utilizzo per uscire, ma l'ho utilizzato in questo ultimo mese per fare varie prove per tante cose. Quindi ragazzi e ragazze, questi erano i miei top del mese precedente. Mi raccomando, andate a vedere i video di Giada, perché lei tutti i mesi fa vedere prodotti make-up e altro super 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 interessantissimi. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!